Ciao a tutti ragazzi, e questo è il terzo episodio di Pokémon versione Soul Silver. Come avrete notato, ho fatto un piccolo cambiamento, ovvero ho invertito il layout di gioco passando da verticale a orizzontale, perché qui c'è il mio gatto Max. Perché da il verticale, diciamo, si vedeva piccolo solo una porzione di schermo, mentre così si vede molto molto più grande. Inoltre la mia webcam, qui nell'angolino in alto a destra, copre solo parzialmente il menu, ma non è una cosa di vitale importanza, insomma. E quindi inoltre ho regolato il microfono e l'audio del gioco, perché si sentiva troppo forte il gioco rispetto alla mia voce. Detto questo, direi che possiamo subito cominciare. Qui vediamo il nostro unico Pokémon, Cyndaquil, bellissimo. Un attimo, info. Com'è che si fa vedere tutto? No, io volevo. Vabbè. Allora. Ah, giustamente, l'ultima volta abbiamo preso le scarpe da corsa. Bando alle ciance, parliamo con questi tizi. Allora, qui dentro c'è quel vecchietto che ci ha dato prima le scarpe, che ci dice di catturare tutti i Pokémon che possiamo. Cose basilari, diciamo. Questa qua si sentono rumori. Lottando i Pokémon acquisiscono esperienze e mutano di forma. Va bene, lo sappiamo. Io ho la tendenza sempre a parlare con tutti, per non perdermi in caso oggetti utili per l'avventura. E quindi parlerò anche con questi personaggi al centro Pokémon. Invece faccio un salto ora al market. Sì, l'antidoto ci ricorda giustamente. Ecco, vediamo cosa possiamo acquistare. Compra. Qui possiamo prendere solo, cioè ancora non le Pokéball, però due pozioni ce le prendiamo. Ne abbiamo già comunque. No, ciao, ciao, ciao. Allora. Ok, possiamo salire. Non so come, ma ho fatto in tempo. Mi ero dimenticato di avere un altro regalo da darti. Ok, ci dà la mappa di Johto. Andiamo subito a vedere questa funzionalità.
che è qui, e la mappa è qua. Esatto. Fior Pescopoli, città che profuma di piccoli fiori e di brezza marina. E qui abbiamo il percorso 30, in cui dobbiamo appena andare. Ci ricorda anche che è sabato. Torniamo indietro. Ah, una cosa, se si corre ci sarà più probabilità di incontrare nell'erba alta dei Pokémon selvatici. A parte che a me Cyndaquil sembra quasi shiny dalla sfumatura di colore, o è una mia impressione probabilmente, perché shiny dovrebbe fare tutte le stelline, quindi non sono stato così fortunato da trovarlo shiny al laboratorio del professore. Io direi di sfrantumarlo un altro con azione. Difficile a mettersi KO. Perché tra l'altro abbiamo fallito pure. Bene. Diamo subito, va, una... pozione al nostro Cyndaquil. Ok. Qui troviamo giustamente un'altra pozione. Ecco, lui ci dice in un modo abbastanza romanzato che se noi corriamo con le scarpe da corsa nell'erba alta, attireremo più selvatici. Ecco, bene, lui ci dà il contenitore delle ghicocche. E quindi vediamo che ghicocca è. Verde. Non chiedetemi perché i tipi di ghicocca non le ho mai capite. Weedle. Vedete anche lo sfondo, diciamo, perché mi pare che ci sia giorno normale, tramonto e notte in questo gioco. Il tramonto vedete che è un po' arancione. Adesso sono, diciamo, le 5 e mezza e ci sta che sia, che il sole stia calando. Aspettate che riduco un attimo il volume nelle cuffie, che altrimenti mi dà fastidio. Okay. Antidoto. Bene. Sì. E qui abbiamo il famosissimo Gennaro Bullo. (Ride)
Che mito, Gennaro. Mi sa che mi sono incagliato nella strada sbagliata. Cioè io sto troppo in fissa adesso con sto gioco, sinceramente, adesso fuggo perché... Potrei arrivare a una buona... A una buona parte di gioco semplicemente oggi, registrando più episodi. Proprio oggi mi sento voglia di giocarci. E quindi prima di entrare nella casetta di Mr. Pokémon prendiamo una Bicocca, che penso sia rosa stavolta. Esatto. E diciamo, dai, salviamo. Salva. Perché se non... se vi foste persi il primo episodio... Salvo sempre per evitare bug possibili. Che bello vederti, carissimo divano. Poco fa ho scritto io quel messaggio al professor Helm. Ecco, l'oggetto che vorrei che il professor Helm analizzasse è un uovo. È l'uovo misterioso. Che ci cura la squadra, che fa sempre comodo. E adesso l'entrata in scena del prof Oak. Sono un ricercatore Pokémon, mi chiamo professor Oak. E tu sei divano, vero? Ero passato a salutare il mio vecchio amico Mr. Pokémon. Mi ha detto della tua missione per il professor Helm, così ti stavo aspettando. E questo cos'è? Un Pokémon raro. Fammi vedere. Capisco perché il professore ti ha dato un Pokémon per la missione. Praticamente sì, è raro perché è uno starter, si trovano solo questi esemplari nel gioco. Io sento dei movimenti. Ma non è che sia il gatto qui. Mi sembra affidabile. Ci dà il Pokédex. Bene. Che ci segnerà le specie catturate, viste. E anche la zona... di cattura. Oltre a darci il suo numero di telefono. Allora, qui c'è la funzione cerca, la funzione apri. Adesso noi abbiamo visto Sindaco, qui l'abbiamo visto Pidgey e questi primi Pokémon, insomma. Ah, una cosa che volevo vedere era se si poteva, appunto, qui nel Pokédex. Sì, ci dice la zona. Vedete? No. La zona è quella illuminata. Bene. Il professor Helm ci chiama. Pronto, divano? È un disastro. È davvero terribile. E ora che faccio? Devi venire subito qui. No, non telefono alla mamma. Per carità. Esatto, adesso noi dobbiamo tornare dal professor Oak, sì, è Oak Helm, perché ci ha chiamato. Direi di fuggire tutti i Pokémon per ora qui. La cosa bella di questo gioco è post game, è fantastico, è il più lungo della serie, ma e poi non vi sto neanche a dire cosa succederà alla fine per quei pochi che ancora non ci hanno giocato, perché penso sia il finale perfetto per un gioco del genere, epico proprio.
Non è di certo uno di quei giochi in cui una volta battuta la lega ti lasciano così. No. Allora, un attimo. Ci ha curato i... Ok, quindi possiamo andare... Dov'è? Scusate. Poco fa al laboratorio ti hanno dato un Pokémon, vero? È sprecato per te che sei così debole. Non hai capito che ti ho detto? Beh, anch'io ho un buon Pokémon. Ora ti mostro cosa intendo dire. Parte la sfida col nostro rivale. Ecco, forse appariva lievemente più minaccioso negli originali Pokémon Oro. Qui l'hanno fatto che sembra quasi un ragazzino, insomma. Allora, facciamo di azione. Lui va di fulmisguardo, che ci diminuisce la difesa. Potrebbe essere un problema se cominciasse a colpire. Ci sai fare per essere così debole? Pensavo che ci facesse di più, onestamente. Vuoi sapere chi sono io? Diventerò l'allenatore di Pokémon più forte del mondo. Ridammela, quella è la mia scheda allenatore. Pff, hai visto il mio nome? Eh già. So chi sei, ladro bastardo. Allora, scendiamo subito, andiamo direttamente dal nostro professore. Per arrivarci senza passare nell'erba, andiamo di qua. Ora chiaramente salvo, che sapete che uscendo dal professor Elm, ancora Oak, che ce l'ho in testa, potrebbero esserci dei bug, quindi preferisco salvare. Ok. E qui troviamo... polizia. Che vuoi, giovane? Stiamo investigando su un caso di sparizione di Pokémon. Regola numero uno della ricerca: il colpevole torna sempre sulla scena del crimine. Perciò tu non dirmi che c'entri qualcosa. Ehi, aspetta un momento, lui non c'entra niente. Io l'ho visto, c'era un ragazzino dai capelli rossi che sbirciava qua dentro. Quindi tu avresti lottato contro quel ragazzino? Max! Fatti vedere al pubblico, Max. Fatti vedere al grande pubblico che ci segue. Quei pochi iscritti che ho. Quindi il colpevole deve essere quel ragazzino. A proposito, sai come si chiamava? Allora... io direi di... Mi piace... Gary, non so, mi ricorda il rivale in rosso, una cosa molto retro. Quindi si chiama Gary, yes. Grazie al cielo, i dubbi su di te sono ormai acqua passata. Grazie. Te la sei vista proprio brutta, ma cambiando discorso, qual era poi la scoperta di Mr. Pokémon? E noi
poggiamo l'uovo. Questo è un uovo, vero? In effetti non ho mai visto uno di questo tipo. Beh, ma sorprendersi per un uovo al giorno d'oggi, dico io, Mr. Pokémon, non cambia mai. Ma chissà, magari nasconde qualche segreto meraviglioso. Bene, lo terrò un po' per esaminarlo. Il professor Oak ti ha dato un Pokédex. Ma è incredibile. Anch'io pensavo che tu fossi un ragazzo come tanti altri. Non fossi. Bene, bene. Sì, sì, questo gioco lo completo al 100%. Costi quel che costi, succeda quel che succeda. Cioè, merita proprio. È una goduria questo gioco. Lui non ci dà più niente. Beh, lui ci ha preso il nostro Pokémon antagonista, diciamo. Noi abbiamo fuoco, lui ha preso Totodile che è acqua. Bene, non c'è il bug. Ogni volta un sussulto al cuore. E torniamo. Anzi, se io vado dalla mamma a parlare, mi dà qualcosa che prima non avevo? O no? No. Ah. No, non voglio che tu risparmi un bel niente. Cioè, i soldi me li voglio tenere tutti per me. Anche se comunque in questo cazzo di puttana di gioco ci dà un... stavo dicendo prima che si buggasse di nuovo che in questo gioco la madre ci tiene da parte più strumenti. Noi comunque adesso abbiamo salvato e quindi come al solito alla prossima puntata.